Signori, benvenuti a Diamond City. Dici così da settimane e continua a macinare. Smettila di preoccuparti tanto. Devo tornare in ufficio. Se vedi qualche politico infuriato che viene da noi, fa un fischio. Perché? C'è qualche problema? Piper? Oh. Giornale omaggio per i nuovi arrivati. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertiti. L'istituto? Non hai mai sentito parlare dell'istituto. Rapiscono le persone di notte e non tornano più. È tutto nel giornale. Farai meglio a leggerlo prima che prendano anche te. Chi è scomparso? Viandanti, abitanti, snob dei piani alti. Sembra che ogni anno sparisca qualcuno e noi sappiamo perché. Quindi fai attenzione. L'istituto è tra noi e prenderanno anche te. Come ti ho detto, è tutto nel giornale. Mi sembrano tutte sciocchezze. D'accordo, non credere alla ragazzina, idiota. Allora, che ci fai qui a Diamond City? Sono qui per cercare qualcuno. Lasciami indovinare, quel qualcuno è scomparso, vero? È come ti dicevo. Di chi si tratta? Con chi posso parlare per trovare una persona scomparsa? Caschi male. Qui a Diamond City nessuno prova a cercare la gente scomparsa. Se scompare qualcuno significa che è coinvolto l'istituto. E nessuno vuole attirare l'attenzione dell'istituto. Sei una ragazza sveglia. Qui in città c'è qualcuno che non ha paura dell'istituto. Beh, c'è il detective Mr. Nick Valentine. Non ha paura di nulla. Se c'è qualcuno che può aiutarti, quello è lui. Grazie. Mi sei stata di grande aiuto. Ricorda. L'istituto è tra noi. Fai attenzione. Chiaramente per procedere nella main quest ci sono molti modi per capire che è Nick Valentine che ci può aiutare. E non avevo mai fatto questa linea di dialogo, vi dico la verità. In Fallout 4 davvero non si finisce mai di imparare. Mercato di Diamond City. Benissimo. Allora ragazzi, sono le 4 del pomeriggio. Non è così tardi. Le ultime notizie dal Commonwealth. Quindi, presumibilmente, la prima cosa che faremo è andare da Nick Valentine. Ciononostante, per un significato di gioco, più che di lore, diciamo, più che di immersione, andremo a salvare. Quindi faccio uno strappo alla regola, andiamo direttamente dove so che c'è il locale. Ti devo parlare. Sono nel bel mezzo di una storia. Dunque, sto attraversando il fiume, ok? Con addosso soltanto un sorriso. Quando all'improvviso spunta fuori la più pericolosa delle creature acquatiche. Un Mirelurk! Un Mirelurk? Ma dai! In una scala del pericolo che va da 1 a 10, i Mirelurk sono al massimo al 2. Ma proprio al massimo. Ora, se vuoi qualcosa di davvero letale... Vadim! Mi sono dimenticato, Yefim. Che c'è? Sai una cosa? Lascia perdere. Ci penso io. Vedi questo bar? Ho ucciso un uomo per averlo. No, no, scherzo, scherzo. In effetti è morto. Ora fammi sapere se vuoi ordinare qualche cosa. Ordineremo dopo. La prima cosa che vogliamo fare è andare a salvare, quindi a riposarci. Ciao. Serve una stanza? D'accordo. Ecco i tuoi tappi. Sei nella stanza 2, oltre quella porta. Benissimo. Andiamo a salvare. Ho
Abbiamo una malattia, innanzitutto, questo ce lo dobbiamo ricordare, dobbiamo passare dal dottore. Allora, simuleremo come se Genevieve si sia venuta a riposare un attimo, un'oretta si sia venuta a stendere dopo il percorso che ha fatto. Ci può stare, è completamente realistico, anche se ha fretta di trovare suo figlio, sa comunque che Riposati. non può essere qui, quindi... O meglio, può essere qui, però Sara, diciamo... puoi ordinare da bere e da mangiare qui? Ho il bancone, va bene. Non sarà questo, insomma, che non le consentirà di trovarlo. Entra chiaramente dal detective Valentin. Voi E nel avvisate il frattempo è boss già delle vostre sera, mosse. praticamente. A che ore sono? Le 6, mizzica, non è neanche così tardi alla fine. Praticamente le mod che ho messo fanno tramontare prestissimo, praticamente. Ora non vorrei sbagliarmi, ma tramonta prestissimo. Infatti sono ancora tutti aperti, quindi... Ok. Questo è Diamond City. Lei e la sua acconciatura sempre perfetta. La segretaria del sindaco. Sciocchezze. I capelli glieli faccio io. E conosco bene i capelli umani. Proprio questo è il punto, Johnny. Non riusciresti a capire la differenza. Se tagliassi Allora, McDonald con il rasoio, l'infezione si è direbbe diffusa. sciocco. Mizzica. Statistiche. Danni Bene per periodici. tutti. Ma non mi Caspita, la prima riferirei cosa ai da fare allora è medici. passare dal medico. Ok, c'è un medico proprio qui. Benissimo. Le ultime pettinature direttamente Un dagli spalti paziente. superiori. Una nuova cartella medica da aprire. Hai effettivamente bisogno di cure o ti serve solo il nostro servizio di ricostruzione facciale? Dottore, curami. Doc, devi visitarmi. Descrivimi i tuoi sintomi. Mi fa male dappertutto, Doc. Bah, ho visto di peggio. Però è meglio ricucirti prima che sopraggiunga un'infezione. Finito. Hai altri problemi? Ok, No, siamo a posto. perfetto. Prenditi cura di te in futuro, d'accordo? Benissimo, questo ci dovrebbe aver curato dall'infezione. Lo abbiamo già fatto prima, però ne voglio essere sicuro. Perfetto, abbiamo un po' di fame, un po' di sete. Abbiamo un po' di radiazione, ma nulla di che, quindi ok. Allora, dobbiamo cercare il detective Valentine. Chiaramente io so dov'è, Capelli Genevieve non lo stretti e sa. disidratati? Quindi Dateci un gireremo un taglio, po' a ve li zonzo per la mettete? città, esploreremo un Finisce po' la cosa c'è. partita, compra una Allora, software! qui di sotto c'è... Ah, il cane ha fatto un casino. Qui sotto c'è una porta che Cercate il maggior numero di Genevieve risultati? disconosce Siamo a e disposizione proverà ad gratuitamente entrare. un banco. Salve, ci siamo già visti? Che importa? Perché Fallon non fa opere di carità. Se hai i soldi, i vestiti sono in vendita. Ma niente furti, intesi? Hai qualche problema con i taccheggiatori? Niente che la mia arma non possa gestire. Ora che ci siamo capiti, benvenuti da Fallons. Sarò felice di mostrarti le nostre merci. Ho qualche minuto libero. Qualcuno che paga, finalmente. Ok, diamo un'occhiata di quello che ha. Ok, è stato uno scambio proficuo. Assolutamente, assolutamente proficuo. Non muoverti, sintetico. Che Cosa cosa ne hai succede? fatto del vero Riley? Dov'è mio fratello? Te lo giuro, non sono un sintetico! Non sparare, per Dio, siamo fratelli! Abbassa quell'arma, subito! È un sintetico! Ci ammazzerà tutti! Kyle, no! Porca miseria. Ok, lo spettacolo è finito. Non ci sono sintetici a Diamond City, intesi? Soltanto voi e la vostra paranoia del cazzo. Porca miseria, lo ha ucciso. Genevieve va ad avvicinarsi al corpo, no, no, non vuole neanche destare troppo sospetto. Però, quindi... Guardate il cane! Quindi si allontana. Caspita. Questo non sembra... Un detective, questo qua vende armi da Man City Surplus, questo non vende sicuramente
cosa. Ah, là c'è una cosa per l'armatura atomica. Dovete commerciare? Siamo sempre aperti. Vediamo un po'. Andando di qui. Security, assolutamente non ci interessa. Qui, eh? Detective, se perfetto. Se vuoi lezione di storia, parla con Apple, vicino al muro. Pensavo, ma c'è tutto, reagisce alla situazione. L'istituto dovrà pure avere dei nemici, no? Cosa? Intendi i Railroad? Favole, amico. Non esistono. No, me l'ha detto mio cugino. Conosce uno che lavora per loro. Hanno delle frasi in codice, roba del genere. Segui la pista della libertà. E cosa vorrebbe dire? Vacci piano con queste stronzate, o l'istituto verrà a prenderti per direttissima. Sente una storia che non le piace per niente. Però, prosegue. Valentine Detective Agency. Perfetto. Dicevo che la fortuna non dura per sempre. Le sue cravatte. Oh, Nick. Qualcosa non va. Un'altra persona in cerca di riparo dalla pioggia. Sei in ritardo, l'ufficio è chiuso. So che dovete essere impegnati, ma non vi ruberò troppo tempo. È importante. Hai ragione, mi dispiace. Non volevo essere scortese, solo che il nostro detective è scomparso. Non preoccuparti, posso aiutarvi. Raccontami cosa è successo. Nick stava lavorando a un caso. La banda di Malone, lo smilzo, aveva rapito una ragazza e lui aveva individuato il loro covo alla stazione di Park Street. Lì c'è un vecchio vault che utilizzano come base. Gliel'ho detto a Nick che era una trappola, ma lui mi ha sorriso ed è uscito lo stesso. Chi è questo Malone, lo smilzo? Non so molto su di lui, ma viene da Good Neighbor e questo significa che si è laureato in una delle migliori scuole di criminalità. Hai detto che Malone viene da Good Neighbor? Sì, è una zona pericolosa. A nord-est da qui. Lì alla gente potente importano soltanto due cose. Stile e numero di cadaveri. Lo troverò. Hai la mia parola. Grazie. Dovresti riconoscere facilmente, Nick. Indossa sempre un vecchio cappello e un impermeabile. Ti prego, fai in fretta.